Allora, buongiorno, qui abbiamo il dottor Serafino Pitingaro del Centro Studi e Ricerche di Union Camere Veneto. Allora, questa mattina convegno, il titolo è già interessante, Chioggia, Cavarzaricona, un territorio, un'economia. Cosa significa? Significa che questo territorio è stato analizzato e monitorato attraverso un'indagine approfondita che è stata realizzata dall'Union Camere del Veneto su indicazione della Fondazione Clodiense. Grazie al lavoro di tre giovani ricercatori siamo riusciti a mappare le caratteristiche strutturali e congiunturali di questo territorio, che è composto dai comuni di Chioggia, Cavarzare e Cona, per capire dove sta andando l'economia, dove sta andando la società, dove sta andando il territorio. Abbiamo scoperto che si tratta di un'area, di un sistema in trasformazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un territorio in cerca di identità, in cui si stanno verificando alcune dinamiche sfavorevoli sia dal punto di vista demografico che dal punto di vista economico. Però ci sono nello stesso tempo anche delle opportunità che si stanno aprendo, soprattutto sul versante turistico e sul versante del ittico. E questo però, il successo di queste opportunità dipende da quanto si riuscirà come amministrazioni locali e come istituzioni a creare quelle condizioni e a mettere in campo quelle politiche che siano in grado di favorire un sviluppo per il benessere e la collettività di questo territorio. Secondo questo rapporto, dove sono i gap, dove bisognerebbe lavorare di più? Allora, noi abbiamo scoperto che questo territorio soffre, di un sistema infrastrutturale debole, ed è proprio su quello sul quale noi dobbiamo assolutamente investire. So che non è facile, le risorse pubbliche scarseggiano, però dove c'è una rete infrastrutturale e dove c'è un sistema di mobilità e di logistica che funziona, là si possono sviluppare economia, imprese, turismo e benessere per i cittadini. Beh, allora complimenti per il vostro convegno e insomma cercheremo di seguirvi il meglio possibile. Speriamo che ci siano, da questo convegno vengano fuori degli spunti interessanti un po' per tutte le collettività, sia di Chioggia che di Cavarzare che di Cona. Benissimo, grazie a voi. Grazie molte.